Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione, la cronaca in primo piano. La direzione investigativa antimafia di Catania ha eseguito un sequestro di 7 milioni di beni emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Siracusa su proposta della Procura antimafia etnea nei confronti di un imprenditore ritenuto vicino al clan Nardo che opera nella provincia di Siracusa. Ci sono società, una villa di lusso, terreni e conti correnti nel maxi sequestro da 7 milioni di euro effettuato dalla DIA di Catania nei confronti di un imprenditore che, secondo gli investigatori, sarebbe vicino al clan Nardo di Lentini. L'uomo, 44 anni, originario di Megara Iblea, è finito nell'inchiesta dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fabrizio Blandino, che avrebbe ricostruito i presunti rapporti fra l'imprenditore e uomini politici del comune di Augusta, che nella precedente consiliatura venne sciolto per mafia. Secondo gli investigatori, l'uomo si sarebbe aggiudicato diversi appalti per lavori edili e nel settore del fotovoltaico in provincia di Siracusa. Fra le aziende, infatti, figura anche una che si occupa di energie rinnovabili di una società attiva nel settore delle corse dei cavalli. 7 gli arresti ad Acireale per il furto dello sportello Bancomat all'ufficio postale di Piano d'Apio. Sono 7 le persone arrestate dalla polizia di Catania, 3 ancora quelle ricercate, per il furto dello sportello Bancomat dell'ufficio postale di Piano d'Api, frazione di Acireale. L'assalto è quello di domenica notte, quando un gruppo di malviventi, con l'utilizzo di un escavatore, aveva asportato l'intera apparecchiatura. Dalle indagini avviate subito dopo il furto, è stato possibile ricostruire che in 4 avevano messo a segno il colpo. Tra loro c'era chi, impiegato come escavatorista, era specializzato nell'utilizzo del mezzo pesante. Sulle tracce del GPS di un'auto di una dei ladri, la polizia è risalita al luogo in cui lo sportello Bancomat rubato era stato messo al sicuro. Si trovava all'interno di un'officina meccanica dove la banda era pronta ad aprire lo sportello e a incassare i soldi. Durante le indagini sono state sequestrate un'Alfa Romeo rubata, con all'interno parte del Bancomat, e un autocarro Fiat Iveco. L'apparecchio ATM con 45.000 euro è stato restituito al responsabile della posta. Continua l'emergenza sbarchi nel canale di Sicilia, 599 nel weekend appena trascorso. Sono stati fermati intanto dalle forze dell'ordine 2 presunti scafisti dello sbarco avvenuto 2 giorni fa a Pozzallo di 105 migranti arrivati nel porto ragusano a bordo della nave norvegese Sea Pilot. Uno dei due, un egiziano di 30 anni, è un professionista recidivo. È sempre emergenza nel canale di Sicilia, dove nel weekend la Marina Militare Italiana ha soccorso complessivamente 599 migranti. A Pozzallo, nei giorni scorsi, ne sono approdati 105 e le forze dell'ordine hanno fermato 2 presunti scafisti. Uno dei due aveva già dei precedenti ed era stato condannato per gli stessi reati nel 2011. Nel frattempo è allarme per gli scafisti, così come è denunciato stamani a Radio Rai da Maria Francesca Pricoco, presidente del Tribunale Minori di Catania. I minorenni provengono principalmente dall'Africa centrale e settentrionale. Durante il viaggio cercano di raccogliere il denaro necessario per giungere sulle coste siciliane e quando arrivano in Libia, con minacce e torture, vengono imbarcati sui gommoni. Le organizzazioni che si occupano di sbarchi fornirebbero ai babyscafisti indicazioni precise sulle rotte e sulle zone in cui dover chiamare soccorsi per il salvataggio dei migranti. Firmato oggi a Catania in prefettura un protocollo d'intesa sul contrasto alle infiltrazioni criminali nel mercato dei prodotti agroalimentari, un modello di accordo che nasce a Catania in Sicilia da esportare, secondo il sottosegretario all'agricoltura Castiglione, nell'intero paese. Noi vogliamo che ai produttori possano andare le risorse destinate alla politica agricola comune e soprattutto che non ci possano essere in Italia fenomeni di distorsione, di acquisizione di aziende agricole in mano alla criminalità organizzata e alla malavita. L'Osservatorio Nazionale sulle Agromafie dice che oggi il giro d'affari è pari a 16 miliardi di euro e quindi è un giro vorticoso. Se poi mettiamo anche che questo diventa un fenomeno sociale, pensiamo al tema del caporalato, una prima esperienza molto positiva promossa dalla prefettura di Catania, dalle prefetture della Sicilia orientale, ma certamente questo è un settore, è un segnale che va dato a tutto l'intero paese.
erano pronti a trasferire le loro masse in uno stabile disabitato in via De Felice a Catania, di proprietà dell'istituto Ardizione Gioieni, ma la polizia è intervenuta e tre sono stati portati in questura. Sentiamo. Avrebbero voluto occupare una palazzina in via De Felice a Catania, ma stamani sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno effettuato lo sgombero e accompagnato in questura per l'identificazione tre persone che già si trovavano all'interno della struttura. Alcuni giorni fa in via Furnari era stato disposto un altro sgombero fra le proteste di decine di famiglie, alcune delle quali ribadivano l'utilizzo dell'immobile come usucapione. Lo sgombero di oggi è scattato dopo la denuncia del commissario straordinario che gestisce il bene, che sarebbe dovuto diventare un alloggio per non vedenti, ma da anni è disabitato. Il Comitato Casa per Tutti ha deciso che poteva essere recuperato perché è una risorsa per la città di Catania, un palazzo in centro che potrebbe contenere oltre 30 alloggi, che potrebbe essere, per quanto è grande, anche vedere la nascita di un ambulatorio sociale, di uno sportello per chi è senza casa, di un doposcuola, potrebbe essere tutto questo, e invece oggi è stato richiuso per lasciarlo al degrado e all'abbandono. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento, appuntamento alla prossima edizione. Proposta del Movimento 5 Stelle, trasporto gratis per i disoccupati siciliani, mentre per chi ha già un lavoro rimane tutto invariato, cioè viaggiare senza pagare un biglietto.